Buonasera, ben trovati. Questa sera vi vado a preparare degli involtini di borragine e dei funghi portobello ripieni. Eccoli qui, questi sono i funghi portobello. E li prepareremo con un ripieno di carne macinata, mista o solo manzo, come più vi piace. Ora qui ho una patata americana che ho, buonasera Luciano, che ho preventivamente bollito e pelato, che mi servirà ad aggiungere il nostro ripieno. Questa padellina. Adesso mettiamo un pochino di olio, uno spicchiettino d'aglio, ciao Raffaele, ed andremo a ripassare la nostra patata. Potete utilizzare anche una semplice patata, non è necessario utilizzare una patata americana. La schiacciate e poi andremo a ripassare con l'aglio ad insaporirla. Servirà ad ammorbidire il nostro impasto. Se non avete una patata, potete utilizzare anche del pane ammorbidito, della mollica di pane o del pane per tramezzini, va benissimo. L'importante è che ci sia qualcosa per dare morbidezza al vostro ripieno. Ok? Ecco qua. Andiamo a soffriggere il nostro olio e poi dopo toglieremo. Solo per dare sapore. Ecco qui. Possiamo aggiungere le nostre patate. Ciao, ciao Antares, buonasera. Eccoci qui. E facciamo insaporire un pochino con l'aglio che poi andremo a togliere. Se vi piace potete, scusate, aggiungere anche dell'aglio nell'impasto, però io personalmente a me dà un po' fastidio e quindi non preferisco, ecco, utilizzarlo cotto e poi toglierlo. Bene, la nostra patata è pronta. Adesso andremo ad aggiungere alla nostra carne. Abbiamo messo la carne macinata con la nostra patata. Adesso ci aggiungiamo del parmigiano, del prezzemolo, della noce moscata e andremo a riempire i nostri bei funghetti. E anche la borragine, farò vedere che è possibile fare degli involtini anche con le foglie di borragine. Un altro giorno rifaremo gli involtini con la verza. Bene, ecco qua. Quindi aggiungiamo uovo, in questo caso è sufficiente. Mettiamo 3 cucchiai di parmigiano grattugiato e ci mettiamo anche Fusil. Ci mettiamo di noce moscata per i ripieni di carne, ci sta benissimo. Aggiungiamo un pochino di prezzemolo, gli scegliamo
come vedete è tutto molto semplice e veloce. Dopodiché metteremo nel forno. Metteremo un pochino di pan grattato. E già che è fatto. Aggiustiamo di sale. Ecco qua. Benissimo. Ciao Luciana, ben trovata. Eccoci. Poi dopo faremo anche un bel primo piatto. Adesso questi li mettiamo nel forno. Dopodiché faremo degli spaghetti con carciofi e gamberi rossi. Ecco. Mettiamo il sale. Il sale e prepariamo. Abbiamo qui una teglia, ecco qua, un po', ok, un pochino di olio, un pochino di sale e andiamo semplicemente a riempire i nostri funghi, una cosa molto semplice. Salate un pochino i funghi, salateli, sennò vi rimangono sciati. Ok? E con un cucchiaio riempite le cappelle dei funghi. Ecco. Voilà, il gioco è fatto. Quindi proprio semplicissimo. Dopodiché andremo ad infornare. Visto? Ecco qua. Vedete, è morbido l'impasto perché abbiamo messo la patata all'interno. Può essere un secondo diverso, basta un po' di carne macinata, oppure se avete da recuperare qualcosa nel vostro frigorifero. Io ho messo del parmigiano, potete mettere anche della mozzarella, del prosciutto cotto, della mortadella, magari cose che avete nel vostro frigorifero e dovete smaltire. Fate un bel ripieno e ci riempite i funghi. Ora, queste sono delle foglie di borragine, adesso è periodo. Si possono fare fritte dorate, ripiene fritte e con la pastella. Possiamo farci anche dei semplicissimi. Eccoli qua. Non hanno bisogno di precottura, involtivi. Adesso però questi li andremo a passare nell'uovo, così verranno belli belli dorati. Ecco. E abbiamo fatto anche con questi. Adesso un uovo, e faremo i nostri belli involtini. Mettiamo qui e abbiamo preparato il nostro secondo.
adesso ci mettiamo una spolveratina di pane grattato sui nostri funghi. Un po' di pan grattato sulla superficie, un po' di panatura, questa è una panatura senza glutine, ho un po' di problemi, quindi utilizzo, potete usare anche della farina di mais per fare le panature. Se avete problemi con il glutine potete utilizzare per fare le vostre panature della farina di mais tranquillamente. Ecco. Bene. Adesso procediamo con i nostri bottini, battiamo il nostro uovo, ecco qua, mettiamo un pochino di sale. Panatura nel piatto, e molto semplicemente, eccoci qua, qui c'è la panatura, qui c'è l'uovo, abbiamo il fatto dell'uovo, passiamo nell'uovo, la nostra panatura, e lo mettiamo in teglia. Ecco fatto. Buono. Panatura e teglia. Come vedete abbiamo utilizzato anche una nuova verdura. Così impariamo ad utilizzare anche le verdure per fare dei piatti diversi. Poi, come vi dicevo, vi farò vedere anche come si preparano i bottini di verza. Ecco qua. Ecco fatto. Siamo andati precisi, precisi. Benissimo. Benissimo. Ecco. Eccoli qua, funghi ed involtini. Quando vi faccio assaggiare qualcosa è un po' difficile via internet. Ok, comunque questi sono pronti per essere infornati. Ci vediamo tra un po' per vedere i risultati finali. A dopo, ciao ciao!